Quarta lezione, quarto video del corso di compravendita del Salvone. Abbiamo parlato appunto fino adesso dei metodi base, che cos'è il flipping e cosa sono gli eventi. Andando a ritroso appunto nei video avrete gli eventi, diciamo fondamentalmente le basi, le carte da gameplay ieri, il flipping ieri l'altro e appunto tre giorni fa abbiamo messo quello che riguarda il discorso dei metodi di base, praticamente le basi della compravendita, ragazzi, veramente di tutto abbiamo già trattato finora e adesso appunto andremo a parlare di quello che riguarda il quarto, la quarta lezione, la penultima, domani chiuderemo con l'ultima. Oggi parleremo di rullo di tamburi, gli eventi veri e propri, cosa succede durante un evento, quando sono gli eventi e cosa si tratta, diciamo, durante gli eventi. Vi parlerò di come funzionano gli eventi, di come funzionano i T-Rounds, lo saprete appunto a breve, compravendita sugli eventi, cos'è il cap delle carte, Strong Link Competitor, ve ne ho parlato appunto già nel video di ieri, quindi mi sono un pochino anticipato, basta che guardate praticamente l'ultimo argomento del video di ieri, ragazzi. E quindi iniziamo, signore e signori. Cosa sono gli eventi praticamente? Gli eventi ce ne sono tantissimi ormai, per quello che riguarda il discorso FIFA. Una volta ne erano molti meno, basta che andate su Players, vi vedete tutte le carte speciali, o comunque basta fare versione, guardate quante versioni di carte abbiamo avuto l'evento Footies, l'evento Level Up, Shifter Icon, abbiamo avuto veramente una valanga di eventi quest'anno. E poi qui vabbè iniziamo ad andare sulle carte che sono quelle Ghost Watch, anche questo è un evento, i vari pot, ma non sono eventi, sono soltanto delle carte in aggiunta. Vedete, questi sono tutti quanti eventi. Se vi faccio vedere quanto ci mette a muoversi questa qua, andate a vedere, che ne so, anche su FIFA 14, se volete cercare delle versioni, ce n'è molte meno. Praticamente avevamo i Tozzi Toti, avevamo gli IF che usciva tutte le settimane, qualche Record Breaker che usciva all'interno degli IF praticamente durante una settimana. Mi ricordo il periodo in cui Jamie Vardy quando aveva battuto il record di gol consecutivi nell'Eister, quando abbatté il record di Van Nistelrooy di gol consecutivi 17 o 18, non mi ricordo, gli fecero uscire la carta appunto Record Breaker all'interno del Team of the Week, ragazzi. Quindi questi fondamentalmente sono gli eventi, sono ogni venerdì, molto spesso escono appunto il venerdì, qualche eccezione c'è, cioè magari con il lunedì può succedere, qualche volta è successo il giovedì, ma in linea di massima il 95% dei casi, ragazzi, noi gli eventi li avremo tutti i venerdì a partire dalle 19. L'orario 19 su Foot, lo sapete, è l'orario praticamente quando vengono aggiunte le SBC alle 19, quando vengono messi i team alle 19, diciamo 19 è ce lo dovremmo tatuare, perché alle 19 inizia a scatenarsi spesso la magia, è un orario appunto in cui molto spesso l'utenza non è che soffre, si può scaturire il panico a seconda di quello che esce, nel panico della gente come sempre noi ci dobbiamo sguazzare e ci dobbiamo andare a prendere appunto valanghe e valanghe di crediti, ragazzi. Ok, quindi questi sono gli eventi, come funzionano gli eventi, come vi ho detto, durante gli eventi vi farò vedere direttamente appunto dalla schermata di gioco, durante gli eventi in questo bellissimo negozietto potrete andare ad aprire i pacchetti. Fondamentalmente poi i pacchetti sono le cose che ci fanno fare un bel po' di crediti. Questi sono i pacchi base, come sempre ci fanno fare un bel po' di crediti. La gente spacchettando A ha liquidità, B aumenta, diciamo, il numero di carte sul mercato, e noi possiamo andare poi a colpire per qualche rimbalzo delle carte, come parlavo ieri, di quelle da gameplay. Ora non ci sono, perché ovviamente al 14 di settembre, a 8 giorni dall'uscita del gioco di FIFA appunto, che uscirà venerdì prossimo praticamente, oggi è giovedì, non abbiamo i promo pack. Durante l'anno invece ci sono i promo pack. Che cosa sono i promo pack? I promo pack praticamente, ragazzi, sono dei pacchetti appunto migliori, molto migliori rispetto a questi. E quindi che succede con i promo pack? I promo pack buttano un sacco di carte sul mercato, e come appunto vi ho fatto vedere prima la didascalia, diciamo la locandina dei corsi, molto spesso durante l'anno, genere inizia il gioco, passava qualche giorno, uscivano le Wants to Watch, è sempre stata la prima promo, la Wants to Watch, da quando ci sono un po' più di promo. La Wants to Watch, lo sapete, è la promo dei migliori trasferimenti dell'anno, che sono in questa promo, e queste sono carte appunto dinamiche che poi vedrete in base ai loro gol, o comunque alle carte Team of the Week che prendono, ai mod, oppure alle prestazioni ormai da un paio d'anni della squadra, possono avere degli aumenti di overall in base a questo, ragazzi.
Quindi, fondamentalmente, all'inizio del gioco, appunto, vi dicevo, non ci sono grosse mole di spacchettamenti. Infatti il mercato non va molto in sofferenza da quel punto di vista. Ci sono appunto i pacchi da 15k, che sarebbero il doppio di quelli da 7,5 che potete andare a vedere. Droppano sì, ma non sono pacchi che immettono una valanga di carte sul mercato. Invece, durante l'anno, man mano che passano le promo, fino ad oggi è stato così che passavano le promo, si arrivava fino più o meno al Black Friday, che era il momento appunto in cui arrivavano i famosi Lighting Rounds, ragazzi. Che cosa sono, Salvoni, Lighting Rounds? I Lighting Rounds sono una serie, diciamo, limitata di pacchetti, perché ci sono i pack per account, che ora purtroppo non ve li posso far vedere. Comunque, quando vi appare il numerino sui pacchetti, massimo 10, massimo 15, massimo 20, quelli sono i pack per account, ragazzi. Apri quelli, fine. Mentre i Lighting Rounds sono quei pacchetti quando vedete 100.000, 1 milione, 500.000, e quelli sono pacchetti che voi ne potete aprire quanti ne volete, fino al momento in cui quel numerino poi si va ad azzerare, e allora non puoi più aprire pacchi per quell'ora. Si è iniziato alle 19, perché poi dalle 20 ne mettono altri, alle 21 ne mettono altri, e una volta finivano i Lighting Rounds, appunto, facevi alle 19, facevi alle 20, facevi alle 21, ed era finita, diciamo, fondamentalmente la serata di spacchettamenti. Ma adesso no, adesso ha diciamo aumentato ancora di più questa mole di spacchettamenti, passando ai famosi pacchetti stellari, ragazzi. Quindi pacchi stellari 85+, pacchi stellari con overall garantiti, una valanga appunto di pacchetti durante anche spesso tutta la notte fino alle 3 di notte, poi magari staccano e alle 10 la mattina ricominciano nei grandi eventi fino all'ora di pranzo, e poi si riva di nuovo alle 19. Addirittura in certe situazioni, come eventi grossi, evento Toti, Team of the Year, evento appunto, il primissimo evento grosso dell'anno, che è quello che riguarda poi il discorso, come si chiama, Black Friday, appunto. Quest'anno avevamo le carte, quelle lì, ora non di quelle nere, se non mi sbaglio, si segna per un numero di quelle, forse erano l'anno scorso. Comunque, ah no, c'era l'evento dei mondiali quest'anno, in quel periodo. Quindi Lighting Rounds veramente a tutte le ore, tu ogni ora, tutte le ore, ti ritrovavi una valanga di pacchetti da poter aprire, e quindi occasioni di mercato. E come immaginerete, con una valanga di pacchetti, tranne le carte super forti, ragazzi, le altre ovviamente vanno un pochino in sofferenza, e ti trovavi praticamente una buona percentuale del team a scarto, su cui non potevi appunto fare niente, perché era carta a scarto e non le potevi utilizzare, a meno che in alcune situazioni, quando andavi a fare l'SBC, durante l'evento, soprattutto il Black Friday, è successo che magari esce un SBC giocatore, e quell'SBC giocatore ti andava a richiedere, che ne so, la carta di quell'evento, e allora la carta acquisiva un pochino più di valore. Ok, ragazzi? Quindi questo è fondamentalmente come si svolge un evento che dura una settimana con un team 1, e può durare anche 2 settimane con appunto team 1 e team 2. Ok, ragazzi, e poi vabbè, ci sono eventi un pochino più lunghi e duraturi, come può essere l'evento dei TOTS. L'evento dei TOTS inizia praticamente sempre prima, ormai inizia ad aprile, e dura praticamente a estate inoltrata, fino magari a giugno può durare, perché devi far uscire tutti i campionati primari, un po' di campionati secondari, il TOTS Ultimate, che è quello che racchiude tutte le migliori carte, o ci prova, e quindi va veramente lungo, va veramente per un mese e mezzo, 2 mesi. Quindi quello è l'evento più lungo di tutti. Ok? Quindi così si svolge praticamente un evento, e ci sono dentro SBC, da cui noi possiamo andare a ricavare crediti, carte speciali su cui noi possiamo andare a fare crediti. Come ci si muove appunto durante questi eventi, ragazzi? Durante gli eventi noi lavoriamo proprio su quel discorso che vi dicevo prima, il discorso dei Lighting Rounds, ragazzi. Questa serie appunto di pacchetti praticamente infinita, che immette carte sul mercato, e noi andremo appunto a comprarci le stesse, che siano appunto le famose carte, come si chiamano, quelle che vi ho fatto vedere l'altro giorno. Noi mireremo sempre, mi aiuta appunto come sempre con Footbin deve essere la vostra bibbia, ragazzi, perché Footbin è veramente importante per la vostra compravendita. Cheapest player by rating, queste diciamo sono le carte che fondamentalmente soffrono molto di più il fattore spacchettamento, ragazzi, ok? Perché appunto sono carte che vengono immesse in grande mole sul mercato, e quindi calano di prezzo. E allora calano di prezzo solo se magari non c'è
una grossa SBC in quel momento. Se appunto non c'è una grossa SBC in quel momento, le carte calmano. Se però magari ci hanno messo un icon, un SBC potente che le richiede, ovviamente, come immaginerete, le carte saranno un pochino più restie a calare, se non c'è magari qualche lancio da parte di qualche utente completamente oscuro al sistema del mercato della compravendita o al mercato in generale, ragazzi. Ok? Quindi noi andiamo a lavorare proprio su questo, sul discorso Lightning Rounds. Ovviamente quando ci sono i pack per account a inizio anno andremo su quelli, sarà un pochino più difficile, ma andremo su quelli, sempre con la regola del flipping. E come andiamo a lavorare? Lightning Rounds, ve l'ho detto, le 19 in genere sono i 50k, i 100k, i giocatori rari maxi appunto, prima 50k e i giocatori oro rari, 12 giocatori tutti oro rari, 24 giocatori tutti oro e tutti rari è il 100k, e poi c'è gli ultimate alle 21, che consiste nel pacchetto con 30 giocatori tutti oro e tutti rari, tutti oro non necessariamente, è il garantito, poi se c'è delle carte speciali puoi trovare anche quelle. E diciamo che una volta si poteva andare sin da subito alle 19 a sniperare, a prendere eccetera eccetera. Ora un consiglio che in genere tendo a dare, visto che i Lightning Rounds sono diventati molto più lunghi nel tempo, non sono più 1, 2, 3, fine, durano anche di più e sono molti di più. Quindi all'inizio alle 19, che poi arriviamo vicino alle 20, quindi dalle 19.50 a 55 si può andare a fare aste su tutto quello che arriva, perché torno di nuovo da questa parte, da qua, oppure comunque da direttamente dall'applicazione, ragazzi, dalla web app, come si dice, che ripeto, anche là diventa veramente fondamentale per noi, anche perché sì, qui magari le aste le puoi far bene, poi ci sono un sacco di trucchetti per non far buggare il discorso aste, però appunto qui ti vai a mettere magari la carta guardando le cheapest, vedi che la carta di magari Haaland, che era diventata appunto a un certo punto dell'anno una cheapest di categoria, una carta che ti puoi andare a giocare, ti metti oro appunto raro e ti vai a cercare i prezzi della carta, cioè ti vai a vedere tutte le aste aperte. Ovviamente durante un Lightning Rounds queste carte sono molto spacchettate e per questo motivo appunto noi andiamo a colpire su queste carte qua, perché può succedere che magari prendete carte altro che 5% sotto bin, altro che 1000-2000 crediti sotto bin. A volte succede che riesci a prendere carte 3-4-5k in meno e praticamente tu compri una carta su cui hai già guadagno. E meglio di così, ragazzi, cosa c'è? Ok, quindi diventa fondamentale essere bravi col discorso aste, fondamentalmente. Ok, lo potete fare anche con il Team of the Week, eventualmente. Ora non vi dico proprio Haaland, che appunto è una carta, che Leaf è una carta da gameplay, ma ad esempio un Remiro, che è una carta normale durante l'anno, è una carta che ci fa comodo per il discorso SBC, eccetera, eccetera, anche pure mezza giocabile. E noi possiamo andare a fare aste, soprattutto se la carta è nei pacchetti, ovvio. I vecchi if sì, ci sta, attenzione, si può andare a fare, perché diciamo c'è un piccolo trucco, una piccola legge, diciamo, del trading. Si va sempre a colpire dove l'utente medio, diciamo, non guarda, o comunque il trader che è arrivato da poco non guarda. Quindi ci sta di andare su vecchie carte, perché la community magari è distratta da quello che c'è adesso. Quindi premere una vecchia carta ci posso andare appunto a guardare, perché magari c'è qualche asta aperta e la riesco a chiudere benissimo, perché appunto l'utente della community in questo momento è altrove. Ok? Invece se facessimo conto che Alex Remiro è una carta che appunto sta all'interno dei pacchetti, l'if di Remiro sta all'interno dei pacchetti, allora è più facile ovviamente riuscire a vincere un'asta su questa carta, però d'altro canto sarà un po' più difficile concluderla, perché ovviamente c'è un pochino più di utenza. Ok? Quindi si va a lavorare sui Lightning Rounds, dalle 19 si fa le aste appunto delle 20, dalle 20 si fa le aste sulle carte alle 21, e poi alle 21 si fa le aste sulle carte alle 22. Ok? Quindi questo si va a fare. Ovviamente se si sta prendendo le carte che facevo vedere prima, le cheapest, non c'è immediatamente fretta di andarle a rivendere, o meglio, si possono flippare, cioè voi non vi andate a prendere, che ne so, abbiamo fatto l'esempio con Haaland che a parte out of... No, c'è già qui, c'è ancora. Con Haaland appunto vi ho fatto l'esempio di là e quindi vi farò vedere la stessa cosa. Se Haaland appunto lo prendete appunto un cappettino sotto, che è quello che ci serve per andare a coprire il discorso 5% di tassa,
lo potete subito flippare, come sempre, il 10, il 15, il 20% in più. Però, se sappiamo che a giorni deve arrivare un SPCA con un POTOM importante o comunque un SPC importante, alziamo di gran lunga i prezzi. Una carta che la prendiamo a 14 invece di metterla al 10-15, come sempre, possiamo mettere al 25, al 30, al 35. Se la vendo benissimo, però posso andarla anche a rifillare, come si dice in gergo, a ricomprarla. Ne vendo una, la posso ricomprare, ovviamente, in base sempre al budget che ho e se riesco ovviamente a comprarla. Perché se io poi me le vado a comprare tutte nel giro di 2-3 ore, cioè vado a comprare le carte che mi servono, magari a 14, lo prendo a 13 e mezzo, 14 sto Holland, lo metto a 18, e dopo una cosa in altra, dopo mezza giornata, c'ho di nuovo 10 carte in pila rispetto alle 100 che avevo. Sì, per carità, ho fatto crediti, non ci si sputa mai sui crediti, però c'è il rischio di non ricomprarle. Questa è una manovra che magari puoi fare il primo giorno del venerdì, il secondo giorno del sabato, però poi, se non vedi più i later rounds, rischi di non rifillare più le carte. Quindi ci sta magari di tenere una parte della vostra lista di trasferimenti, che è sempre, deve essere sempre a 100 se riuscite, appunto, questa lista a 100 trasferimenti. Ne tenete una parte, magari una quarantina, cinquantina, sessantina pure di carte a prezzi belli alti, così almeno non avete fretta di venderle e se le vendete so tanti crediti, e una quarantina magari le potete provare a tenere a prezzi un po' più bassi e quando vendete provate ad andare a rifillare, però sapete con il rischio che oggettivamente potreste non andare poi a rifillare più, ragazzi. Ok, per quello vi dico fate molta attenzione, perché da sto punto di vista poi se no rischiate di rimanere, di andarvene a finire l'evento con 60 carte in pila e poi rimanete senza appunto carte da poter vendere da un giorno all'altro, ok? E di non poter più comprare, quindi quello è fondamentalmente il problema in queste situazioni. Quindi questo è quello che riguarda poi il discorso delle carte cheapest per quello che riguarda l'evento, le carte appunto cheapest player by rating. Poi si può andare avanti a parlare come sempre delle carte da gameplay, ragazzi, di tutti gli eventi che poi abbiamo visto. Anche qua si può andare sul latest promo, come sempre, per andare a vedere l'ultima promo che magari c'è stata. Facciamo level up, anzi ne voglio una perché mi ha fatto schifo sta promo qui. Facciamo le shapeshifter, che è stata un pochino più bella sicuramente, da tante tantissime carte pro player per andare a fare poi gli eventi. Pelé, Rudiger ad esempio, sono carte che Socrates che vedete sotto, appunto è una carta sensazionale che l'utenza dei pro ha portato anche al mondiale. Lo stesso Van Dijk appunto. Quindi in queste situazioni ci possiamo andare a muovere anche su queste carte, ragazzi. Ok? Come ci si muove su queste carte qua? Allora, le carte da gameplay, se uno ha tantissima dimestichezza, può provare il vecchio e caro rimbalzo sulla prima ora di spacchettamento, perché magari qualcuno lancia, magari qualcuno non ha capito il reale valore della carta, magari semplicemente un collega lo prova, un collega enorme che muove le masse, lo prova e dice che è forte. Ovviamente l'utenza dice lo va a comprare o quantomeno lo va a provare, il prezzo sale. Quindi tutte queste sono dinamiche che dobbiamo, diciamo, lo streaming, gli streamer che siano di piattaforma Viola, che siano di YouTube o di qualsiasi altra cosa, hanno il potere di influenzare le masse comunque. E quindi se un pro player famosissimo, se un Tex, diciamo, chiamiamone uno a caso, o un Danny Pitbull parlando dei nostri pro player, dice che quello è un mostro, è fortissimo e devastante. Ovviamente è una carta che sale, o lo vedi usare a tutti nelle qualifiche appunto FGS, che cosa succede? Che se appunto lo vedi utilizzare nelle qualifiche FGS, dici cavolo, però questi lo usano tutti, vedi che è forte, e risale di nuovo di prezzo, ragazzi. Ok? Quindi questo fondamentalmente è il discorso che riguarda le carte da gameplay, e quindi si può provare in questo modo a prenderle magari al 19, 19, 15 se il prezzo è basso e provare il rimbalzo. Però appunto è una mossa molto rischiosa, la deve fare solo chi ha tantissima esperienza. Se no, le carte dell'evento innanzitutto stanno una settimana nei pacchetti, non stanno le spacchetti ora fino alla fine del gioco, stanno soltanto una settimana nei pacchetti, per quello hanno più rarità. Ok? Quindi il colpo a queste carte si può provare a dare magari il fine VL, quindi la domenica sera ci sono pacchetti, sono i later rounds, spacchettamenti della VL, possiamo andare a provare a prendere queste carte per giocarci poi il rimbalzo dei giorni successivi, perché poi man mano che ci si avvicina al giorno che escono i pacchetti, l'utente medio che fa le inizia a ricomprare. E quindi noi facciamo crediti su questa storia qua. Ok? Molto spesso succede poi che magari il venerdì prima del team che sta per uscire, che magari non tutti lo conoscono,
queste carte calano e noi possiamo andare a ricomprare prima che esca l'altro team, magari dando un'occhiata a, facciamo conto che quel Memphis Depay, Atletico Madrid, CC, fortissimo sicuramente tutto, nel team dopo magari usciva una carta di Atletico Madrid, uno Llorente magari, 95, molto forte pure lui, quella è una carta che poteva risalire se era un altro ruolo, perché appunto è un link dello Llorente ipotetico che sta per uscire, ragazzi. Ok, quindi questa fondamentalmente è la compravendita sulle carte da gameplay durante gli eventi. È molto difficile, molto complicata, come vi ho spiegato ieri, riprendetevi il video di ieri per le carte da gameplay, perché vi aiuterà tantissimo a comprendere anche quello che sto dicendo oggi. E così possiamo appunto iniziare a muoverci su queste carte. Ci vuole sempre esperienza, ci vuole una valanga di crediti, ragazzi. Facciamo appunto molta attenzione. Ora, c'è un'altra cosa. Come vi ho detto, vi spiegavo cosa fosse il cap delle carte. E durante gli eventi succede che delle carte siano al cap. Ne abbiamo viste una valanga. Ad esempio questo Van Dijk attualmente è una carta al cap, ragazzi, a tutti gli effetti. Perché vedete, cosa vi ho insegnato alla prima lezione? Il PRP, Price Range Percentage. Quando è al 100% la carta è al cap, ossia non si trova sul mercato, è zero. Se io vado a cercarmi appunto ora 5 minuti fa questo Van Dijk, come si dice, era all'interno, non è stato rilevato che non fosse nel mercato. Ora lo andrò a cercare anch'io, ve lo farò vedere. Non è premium, ok. Infatti, come potete vedere, se vi faccio vedere direttamente dal discorso console, questo Van Dijk in questo momento non è sul mercato. Non c'è la carta di Van Dijk sul mercato, non era premium, vero? Esatto, non c'è la carta di Van Dijk sul mercato e questa è una carta cappata. E succede spesso, appunto, durante gli eventi questa cosa, più o meglio, può succedere spesso. Vi ricordate una carta che mi ricordo che era stata al cap, che aveva tantissimo hype, che poi invece era una bustaccia? Era questo Mudryk. Come ora non ve lo farà vedere di sicuro, ma quando uscì questo Mudryk aveva, mi sembra, tipo cap a 1.3 milioni aveva, e addirittura nella sera stessa in cui è uscito, vedete, è arrivata a 1.7 milioni. E quindi molto spesso in queste situazioni noi possiamo provare a fare crediti, perché una carta appunto non si trova sul mercato e magari è apprezzata tantissimo dalla community, la vogliono provare, è una carta che poi quando gli alzano il cap, la scappano, si dice in gergo, gli alzano quel numerino che vedete appunto là, glielo alzano, allora si può comprare a un prezzo più alto e la community magari riesce a rivenderla, perché poi fondamentalmente l'obiettivo di EA è, se mette una carta la community la deve poter giocare, no? Ok? Quindi noi possiamo lavorare su questo discorso dello scap. Ovviamente io consiglio sempre poco di andarsi a muovere su questa cosa qua, perché può succedere una situazione. Ora, Mikhailo Mudryk, mi ricordo, uscì alle 19, alle 21.30, 22, non si vedeva, non si sentiva. Dopo una mezz'ora, tipo 22.30, 11, lo hanno scappato e siamo riusciti appunto poi a fare profitto sulla carta. Fare 300-400k, perché dal 1.2 milioni, non mi ricordo con precisione che era di cap, si vendeva 1.7 senza problemi. Quindi sono 300-400k. E quindi quella volta è andata bene, però può anche succedere che non lo scappano subito, passa 2, passa 3, passa 4, passa 5, passa anche 10 giorni, perché passano anche 10 giorni, l'hanno fatto con Kessié Europa League 2-3 anni fa, lo hanno fatto l'anno scorso con Renan Lodi dell'Atletico Madrid della Champions League, l'hanno fatto spesso e volentieri, con lo fecero con Renatino un bel po' di tempo fa, quindi lo fecero appunto con Aymeric Laporte quest'anno, ve lo ricordate, quello stories, quello giallo, giorni senza scapparlo, a un certo punto la community si è scocciata e ha iniziato a lanciarlo appunto sul mercato e la carta ha perso 70k, e chi ne aveva uno ne ha perso 70 e è andata bene, chi ne aveva 5 ne aveva 10, ne ha persi appunto molti di più, ragazzi, ok? Quindi questa è un attimino la situazione, oppure in certe situazioni può succedere che durante la nottata, perché anche dormire purtroppo una carta al capo, tipo se tu dormi la mattina ti puoi svegliare che la carta ha perso 20-30k, quindi sono cose che possono succedere in ambito mercato o comunque in ambito cap delle carte, ok ragazzi? Quindi si sta attenti che se lo scappano 3-4 di notte ovviamente l'utenza è molto meno, e se non si è svegli rischia che poi di prezzo vada a scendere, ragazzi.
Quindi questo fondamentalmente è come poi ci si fa a muovere gli eventi. I late rounds diventano fondamentali per un discorso di carte cheapest, e diventano appunto fondamentali per un discorso di carte cheapest, e con, diciamo, il passare del tempo le carte da gameplay sono carte che acquisiscono valore man mano che si avvicinano appunto al discorso out of pack. Queste poi, dal momento che sono nei pacchetti, hanno un'oscillazione, dal momento poi che escono hanno dei cali e delle risalite in base al discorso che vi ho detto ieri, strong link e competitor, oltre che una risalita dovuta magari alla rarità, ragazzi. Ok? Quindi questo è quanto, ragazzi. Se avete domande, come sempre, fatele nei commenti. Attivate la campanellina per appunto i video che arriveranno sempre di più durante l'anno. E lasciatemi un cuoricione. Ciao, ragazzi.